tutti ragazzi, ASR Cristiano e benvenuti oggi a questo nuovo video. Mi scuso per intanto che parlo faccio tutte cose e mi scuso per il fatto che questo video esca un giorno, scusate, se no non mi vedete, mi vedete metà faccia illuminata e metà faccia no, il perché ho sia luce della camera che finestra dallo stesso lato. Io ora non so chi è quel genio. Non so chi è il genio che ha costruito questa stanza. E ora mi si vede. Cioè, io non lo so. Vabbè. La luce l'avrei messa dall'altro lato. Così una illuminazione. Ha un'illuminazione decente. Ma no, non lo fa costruire questa casa. Peccato. Comunque, mi scuso per il ritardo del video. Che oggi è mercoledì. Il derby si è giocato. No, oggi è martedì, scusa. Il derby si è giocato domenica. Devo far uscire il video lunedì. Ma lunedì non c'ero perché ero a Roma a vendere libri con gli Albani. Vabbè, per chi conosce Roma sa di che parlo, perché comunque alla fine, cioè, io dico, gli altri, uno youtuber normale quando, cioè, fa, metti, io parlassi di videogiochi, no, facessi video sui videogiochi, youtuber uno fa 7-8 video in una giornata che non ha una minchia da fare e poi li carica man mano, no? Però il problema è che io non posso fare show perché non posso prevedere le partite e non posso prevedere le prestazioni dei giocatori, quindi se io il giorno dopo effettivamente la partita non posso fare il video, ma attacca al cazzo. Cioè, concetto abbastanza semplice. Per cui siamo arrivati ad oggi. Oggi partiamo. Premessa. Mi piacciono le premesse, le adoro. Siamo primi. Comunque, grandissima partita della Roma. Però, ragazzi, non dobbiamo montarci la testa. Perché è vero che sono arrivate 4 vittorie. È vero che siamo primi, ma abbiamo fatto 12 punti con 3-4 squadrette, insomma, cioè proprio da zona retrocessione, quindi non dobbiamo gasarci. Basta, momento serio. Ma partiamo subito con le pagelle. Ma prima di tutto ciò, altra premessa che mi è venuta in mente adesso. In questo derby sono avvenuti due eventi che mi hanno particolarmente colpito. Uno, le lacrime di Balzaretti dopo il gol è stato davvero. Cioè, mi è piaciuto parecchio perché vuol dire un giocatore attaccato alla maglia, attaccato alla squadra, un giocatore che, cioè, che vuol dire, piangi dopo un gol, non c'è altro da aggiungere, basta dire questo. E poi, altro evento fuori dal campo è stato che non ci sono stati scontri tra le due tifoserie fuori dal campo, cioè nessun, di solito muoiono persone feriti proprio a moli durante i derby, invece questa volta non. Un po' perché i tifosi si sono forse un po' sensibilizzati, un po' per le forze dell'ordine sono riusciti a tenere sotto controllo, ma comunque sta di fatto che non vi sono stati scontri fuori lo stadio, né dentro lo stadio, né da nessun'altra parte, quindi né feriti né morti. E questo è un dato veramente positivo, il che fa credere che il calcio si stia forse evolvendo e sensibilizzando, perché quelli che picchiano le altre tifoserie sono dei coglioni. Mi piace avvicinarmi alla telecamera. Ora, partiamo subito con le pagelle. Nota positiva, non ho messo neanche un'insufficienza. E questo è spettacolare. De Santis, 6,5. E perché? De Santis è stato veramente chiamato in causa poche volte. Ogni volta è stato pronto, efficace. Una difesa che ha retto benissimo, forse per un po' a colpa della Lazio, un po' grazie alla nostra difesa, ma veramente sono state poche le occasioni da gol laziali, forse una con un Klose che non è riuscito ad arrivare sul pallone perché è troppo lungo, però era davanti a De Santis, però io altre occasioni plateali non ne vedo, a parte quella sulla fine quando De Rossi ha stoppato con un colpo di tacco, un tiro di De uno della Lazio, è veramente stato veramente un grandissimo intervento. Quindi De Santis effettivamente non è stato chiamato in causa molte volte. L'unica volta, diciamo, che la situazione si è fatta seria, in cui, ricordo, la Lazio ha preso una traversa, lui è stato inerme, poi però è riuscito a respingere la palla in fuori, poi ha preso fallo, quindi nulla di che. Poi un gol ha preso, ma era in fuori gioco, quindi non vale, non si conta, insomma, nella prestazione del portiere, un 6,5. E vabbè, così. Poi Balzaretti, devo dire che questo è un evento epocale. Balzaretti per la prima volta ha la sufficienza piena, più della sufficienza.
7 per Balzaretti. Oltre il gol, un cross splendido sulla testa di Boriello e poi quella puttana di Marchetti, io non lo so, quel portiere non è un portiere, è Gesù, perché davvero, cioè, la Lazio ha svoltato con quel portiere. Cioè, Buffon a Marchetti gli fa una pippa, cioè, è incredibile come cosa. No, non si regge, ti para qualsiasi cazzo di cosa. Cioè, davvero, Marchetti è un grandissimo portiere. Borriello colpisce di testa, non sa manco lui come fa. Marchetti riesce a bloccarla, non è che dici respingi, ma poi da qua a qua, mezzo metro, riesce a respingere, a bloccare la, cioè, a bloccare la palla, scusate. Cioè, è una cosa incredibile. Primo cross decente nella vita di Balzaretti, glielo stoppano. Cioè, gli finisce male. Boh. Poi una grande prestazione di Balzaretti, tanta corsa, tanta grinta, oltre il gol ha preso anche un palo, sfortunato, quindi poi Jajic si è trovato la palla in mezzo alle gambe e se l'è cagato, ma a parte quello, quindi 7 per Balzaretti, che io non vedo però come il migliore in campo. Maicon, 6,5. E prestazione meno brillante del compagno dall'altra parte della fascia, ma comunque grande prestazione, soprattutto nella fine, nel secondo tempo. Maicon si è fatto vedere, è arrivato più volte in area di rigore laziale, creando molte occasioni da gol. Quindi davvero Maicon si sta rivelando un grandissimo acquisto. Voglio dire, veramente Maicon era il terzino destro che ci mancava dai tempi di Cafu, per dirla. Benazia e Castan, voto analogo, perché effettivamente i due hanno lavorato insieme bene, 6,5 entrambi. Forse qualcosina in più Benazia, che è riuscito meglio a coprire qualcosa sia al centro che sulla fascia, bloccando molte volte Candreva. Però c'è anche da dire che Castan più volte ha preso palle e si è inoltrato nel campo laziale, quindi insomma prestazioni diverse, ma che alla fine hanno portato allo stesso risultato. Quindi veramente bravi i nostri due centrali difensivi. Passiamo ora al cerchio di centrocampo, in cui troviamo De Rossi, Pjanic e Strootman. Pjanic 6,5, il meno brillante dei tre di centrocampo, ma comunque grande prestazione del bosniaco, che non è stata brillante come le altre, ma come ho già detto, comunque una grande prestazione. De Rossi 7, veramente grande prestazione sia in fase offensiva, in cui è arrivato due volte al tiro, una volta andata in culo alle stelle, una volta, diciamo, Marchetti sicuro e gliel'ha bloccata. E comunque, oltre quello, davvero tanti aiuti in fase offensiva, ma ancor più in fase difensiva, con un intervento, come ho già detto, con un tiro di André Diaz, mi pare, non vorrei sbagliarmi, non credo però, diciamo André Diaz, giocatore casuale laziale, che tira proprio dal centro dell'area rigore della Roma, e lui di tacco riesce a stoppare questo tiro e poi si rialza e fa ripartire l'azione d'attacco. Quindi davvero 7 per Daniele De Rossi, che ha fatto una grande partita. Strootman 7 più, diciamo, perché è migliore del cerchio di 3 di centrocampo, soprattutto nella cazzo di fase difensiva. Quando aveva palla Strootman, nessuno gliela toglieva, se passi dalle sue parti te le toglie palla. Davvero un grandissimo giocatore, un giocatore che spezza il gioco avversario e fa ripartire il tuo. Davvero anche questo un grandissimo acquisto, gli vale tutti questi cazzo di 18 milioni. Veramente grande Strootman. Ora passiamo ai tre d'attacco, con Totti, Florenzi e Gervinho, e i subentranti Pjanic e Borriello. Poi c'è anche Taddei subentrato, ma Borriello e Taddei, lo dico subito, non gli ho dato una votazione perché hanno veramente influito molto poco sulla partita. Ma ora diciamo Totti 7,5. Totti che corsa e veramente illumina il campo con le sue giocate. Totti che si è ritrovato molte volte a fare da trequartista, mi ha servito magnificamente più volte sia Gervinho che Jajic o Florenzi, in maniera egregia. E c'è anche, cioè, voglio dire, e Totti poi ha sfiorato il gol in un'occasione quando era ripartito, praticamente si era trovato da solo davanti a Marchetti, poi l'André Diaz, pam, è gomitato in faccia, no, non era André Diaz, oddio, non mi ricordo chi è, comunque giocatore laziale, difensore laziale, tra l'altro è entrato da dopo 3 minuti, e ha dato una gomitata in faccia, rosso diretto, a casa. Quindi un Totti davvero magnifico, 7,5 per lui, credo di averlo già detto, ma me ne sbatto, lo ridico. Veramente grande, oddio, l'ho detto, grande prestazione, veramente un grande Francesco Totti, che tra l'altro ha prolungato ufficialmente il suo contratto per altri 2 anni, e giocherà appunto fino alla soglia dei 40, quindi dai, perché insomma, altri 3 anni di Totti e poi
Io penso che andrò con il lutto al braccio dopo questi 3 anni. Più o meno, credo io. Non leggo quello che ho scritto. Florenzi, 6,5. Il meno illuminato del tridente d'attacco iniziale. E anche se comunque tanta corsa. Il solito Florenzi, grinta, cuore, attaccamento alla maglia, ha provato a sfondare più volte la difesa laziale, non riuscendo molto, molto spesso, però comunque una buona prestazione del talento romano, anche se non mi è piaciuto, devo dire molto, l'ho visto meglio in altre partite. Gervinho, ecco, qui da Gervinho bisogna fare un ragionamento un po' diverso. Perché? Gervinho, io gli ho messo 6,5. Perché comunque ce l'ha fatto, però quello che era un'impressione nelle precedenti 3 partite è diventata una conferma in questa. Cioè che coi piedi non ci piove niente, manco cacapoccia. Si è trovato almeno 3 occasioni da gol che non è riuscito a sfruttare. Una volta perché è stato fermato da un difensore laziale che ha anche preso un giallo. Una volta si è trovato da solo davanti a Marchetti praticamente, era un po' defilato verso l'esterno a destra. Un tiro ha sparato in culo alle stelle, una volta si è ritrovato l'occasione del gol nel primo tempo sulla testa e veramente l'ha mandata fuori di 3 metri quando era da qua a qua alla porta. Quindi un Gervinho che non fa della precisione il suo elemento portante, però veramente devo dire uno scatto incredibile, riesce a superare 3-4 giocatori avversari col suo scatto palla al piede, riesce a dribblarli in modo egregio. Però non ha la freddezza poi di arrivare sotto porta e riuscire a metterla dentro. Ecco, riesce solo a arrivare davanti al portiere, per capirci. Quindi io non lo so se questo, cioè, crea tanta mole di gioco, serve per sfiancare gli avversari, ma il gol non te lo dà. Quindi non lo so, non mi convince molto Gervinho, però speriamo che in futuro ci sia un miglioramento. E poi arriviamo all'uomo partita, subentrato Jaic. Al posto di Florenzi. Entra lui e cambia totalmente la partita. La Roma è molto più propositiva. La Roma riesce a fare male ai laziali, riesce a ferirli, riesce poi ad arrivare al gol. Si è anche mangiato platealmente un'occasione da gol. Si è ritrovato Balzaretti, tiro, palo, ovviamente sfortunato Balzaretti. Iaic si ritrova la palla tra i piedi. Con Marchetti a terra, la porta vuota e non riesce, oddio, mi vola l'angendina, e non riesce a stopparla e portare in vantaggio la Roma. Però niente da criticare, Iaic ha davvero fatto una grandissima prestazione, poi è arrivato il gol sul rigore che si è procurato e poi ha finalizzato. Quindi veramente è il miglior uomo in campo di questa Roma nel derby, speriamo che sia continuo per tutta la stagione. Ora, sono passati solo 13 minuti, io penso che sia un record, il video più corto che abbia mai fatto. Ma ora vorrei parlare un po' di quel che ci aspetta adesso. Sono passate solo 4 giornate di campionato. È vero che siamo a punteggio pieno. Questo, tra l'altro, non succedeva dal 1961 che la Roma riuscisse a vincere le prime 4 di campionato consecutivamente. Cioè, consecutivamente, le prime 4 di campionato. Però c'è da dire che non sono state, scusate, squadre di grandissimo livello. Ora, a parte lo sfotto ai laziali, però c'è da dire che la Lazio quest'anno è disastrata. È una difesa che fa ridere i polli. Cioè, mo, sinceramente, non è per insultare i laziali, che spero vedano questo video e lo sappiate, che la vostra difesa fa cagare. Tra l'altro gli mancavano anche 2 titolari, quindi non è che erano così messi bene in difesa, diciamo. Le partite da vincere sono queste, ma sono anche altre. E ora c'è la Sampdoria. Mercoledì, cioè domani, mercoledì sera, il Bologna, domenica. Sono partite da vincere assolutamente per rimanere lassù nella classifica che conta. Però io, diciamo, a Sampdoria, contro la Sampdoria, a Sampdoria, sentite, contro la Sampdoria, io non dico di accont mi accontenterei di un punto, però non la prenderei troppo male se la Roma dovesse pareggiare. Però, insomma, bisogna vincere assolutamente queste due, perché queste sono le partite in cui devi fare punti, in cui tu devi riuscire a avvantaggiarti sugli altri avversari, perché ora, a parte, cioè, voglio dire, Napoli ha fatto i nostri stessi punti, ma c'è da dire che ha giocato anche con il Milan, il Napoli.
vincendo 2-1. Poi anche il Napoli si è trovato di fronte a altre squadre non di livello eccellente. Quindi, però, io quello che voglio dire, io vedo molto meglio il Napoli della Roma, perché il Napoli ha l'Higuain che ti fa 30 gol a stagioni e porti sicuramente a casa il risultato. Questo è quello che manca nella Roma, un giocatore che ti faccia il gol davanti. In questo momento c'è stata una moltitudine di persone, di giocatori che sono arrivati al gol. Quindi, insomma, non lo so, manca ancora qualcosa a questa Roma che è un attaccante vero. Quindi ora concentriamoci, testa bassa e pedalare, dobbiamo assolutamente continuare questo trend positivo, magari sperando di arrivare a 8 vittorie consecutive in campionato, che sarebbe record assoluto ex aequo con la Juventus. Per chi non sapesse che vuol dire ex aequo, perché io sono un latinista, vuol dire alla pari con la Juventus. La Juventus vinse non so quando le prime 8 di campionato, in questo momento è un record in Serie A. Speriamo che, insomma, si arrivi a eguagliarlo, magari a superarlo, mo, grattandoci. Quindi diciamo che la votazione dell'arbitro. Volevo parlarne, l'ho visto adesso l'appunto laterale. L'arbitro, un arbitro scandaloso, veramente tanti gialli da una parte e dall'altra. Cartellino facilmente, ogni fallo era un giallo e non 5, cioè, voglio dire, non ho visto quest'arbitro molto, molto attento sulla partita. Il metro di valutazione dei giocatori era completamente sballato. Chi veniva ammonito per una cosa e poi l'azione dopo no. Oppure, per esempio, no, quando è stato fermato Gervinho, è stato ammonito. Nell'azione dopo, Strootman fa lo stesso fallo, con la differenza che lo fa nella tre quarti laziale, mentre Gervinho è stato fermato sempre nella tre quarti laziale, ma mentre si involava verso la porta. Quindi un metro di giudizio un po' sballato in un arbitraggio eccellente, ma a parte questo, se va avanti. Quindi, insomma, io vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e merda Lazio.